i parenti, i detenuti che venivano a fronte, non stiamo scherzando, a firmare per la presentazione di questa lista amnistia, giustizia e libertà. È un'emozione unica, non ho mai provata nella mia vita. Per cui, a prescindere da tutte le polemiche, gli scontri che ci sono, ci saranno, che ci sono stati, io mi auguro con un atteggiamento estremamente conciliante che ci uniremo con forza, con determinazione in una campagna elettorale durissima. Ora dobbiamo già pensare da domani, da dopodomani, che fare, come organizzarci, perché non è vero che la gente è stufa della politica, ma si appassiona, e l'abbiamo visto, l'abbiamo verificato con la nostra militanza, perché come diceva Emma, niente piove dal vero, ok? Tutto quello che si ottiene è frutto di sforzo, di sacrificio, e quindi invito tutti, anche a prescindere dalle, come dire, dalle posizioni diverse, visto il momento storico che stiamo vivendo e visto che tutti siamo accomunati da questa comune lotta e da questo comune intento ad impegnarsi, a dare una parte del proprio tempo, della propria vita in questa campagna elettorale. Sarà, ripeto, sarà dura, durissima, ma io credo che stiamo vivendo un momento drammatico, non c'è democrazia fuori, un momento durissimo, però io penso che se proprio da militanti Valerio Federico a te Annalisa. Io ho ascoltato finora questo dibattito con grande interesse e così come negli ultimi mesi ho seguito insomma un po' le nostre scelte, le nostre decisioni con fasi alterne, ma devo dire con sempre chiaro nella mia testa il movimento in cui mi trovo, un movimento di cui sono onorata di far parte, un movimento in cui a parte appunto il luogo di riflessione democratica dove ci incontriamo, dove ognuno di noi racconta le proprie iniziative, quello che fa, le decisioni principali di carattere politico e anche elettorale vengono prese da leader che noi abbiamo scelto, Marco Pannella. Devo dire che la lista Amnistia, Giustizia e Libertà io ho trovato una scelta assolutamente coerente con la nostra iniziativa politica e parlamentare che portiamo avanti da alcuni anni, e Sergio De Dia ci ricordava Natale 2005. Quindi diciamo che quando ho saputo che la lista, l'ho saputo così dal nostro sito, che la lista che si presentava era Amnistia, Giustizia e Libertà, mi è sembrata una scelta naturale, una scelta quasi scontata, una scelta assolutamente in linea con quello che noi da militanti, con i tavoli, le visite nelle carceri, i libri, la nostra attività, poi anche di carattere magari professionale, che parlamentari in Parlamento hanno portato avanti. Così come so di far parte di un movimento che è per sua natura un movimento anti-ideologico, un movimento che fa battaglie su singoli obiettivi politici, per cui per una volta poteva fare delle alleanze con il Partito Democratico, cosa di cui io insomma, non mi scandalizzavo, insomma la capivo. Questo percorso col Partito Democratico si interrompe e non perché non perché Pannella impazzisce e dice no, Bersani addio, ma perché subiamo proprio in maniera, secondo me, ragionata, scientifica, un attacco su tre punte, perché c'è prima Bersani che ci dice che vuole una legislatura più tranquilla, per cui i radicali questa volta li lasciamo fuori, arriva poi Zingaretti che al 90° si accorge che c'erano anche Rosso di Vita e Berardo nelle nostre liste e dice no, loro due no, perché dobbiamo fare il rinnovamento, e poi sappiamo il PD dove ha piazzato i suoi ex consiglieri regionali e anche le mogli per la prossima legislatura. E poi arriva Ambrosoli, anche lui sembrava che la trattativa fosse, diciamo, potesse avere un buon esito, anche lui al 90° con uno strano, lasciatemi dire, forse insomma sarò maliziosa, però quantomeno sospetto tempismo, anche
Brosoli si accorge che c'era la parola amnistia nel nostro simbolo. A questo punto mi chiedo e vi chiedo che cosa dovevamo fare. Cioè, che cosa potevamo fare? Silvio Viale dice: dovevamo continuare con Zingaretti, andare avanti nella nostra trattativa, eventualmente due certificati elettorali potevano essere tolti all'ultimo, e poi magari potevamo trattare per un assessore. Io non condivido la posizione di Silvio Viale, però riconosco a Silvio, tanto casino in mezzo aggiunge, però riconosco a Silvio Viale, vi devo dire, l'onestà intellettuale di dirci chiaramente, e lo ha detto e ribadito, che secondo lui, la sua opinione legittima, i radicali dovrebbero avere una collocazione nel centro-sinistra. Non è questa la mia posizione, perché io ritengo, ripeto, di far parte di un movimento che può permettersi anche di andare con Storace, però riconosco a Silvio la verità, di cui mi rende anche degna, per cui dice chiaramente la mia posizione è questa, e ve la dico chiaramente. L'impressione che ho avuto negli ultimi mesi è che la posizione di Silvio non sia soltanto la posizione di Silvio, ma che un po' fra di noi ce la raccontiamo. Che cosa intendo dire? Intendo dire che proprio sugli obiettivi della nostra lista, è inutile, insomma, non vi devo radicare, non vi devo spiegare quali sono le iniziative anche nutriente che abbiamo fatto negli ultimi mesi. A un certo punto, viene fuori, in questo panorama in cui ormai sembravamo veramente tagliati fuori da tutto, in maniera, ripeto, scientifica e ragionata, viene fuori un guizzo, secondo me, geniale, di un leader che sicuramente oggi non è più quello di 10 anni fa, ma ancora oggi è capace di avere talvolta delle idee, secondo me, geniali. Cioè, finalmente, in una campagna elettorale smorta, noiosa, in cui non si parla di nulla, viene fuori il fascista volteriano, che soltanto Marco Pannella se lo poteva inventare. Cioè, viene fuori l'idea di Storace che offre il taxi, chiamatelo come vi pare, ai radicali, l'obiettivo era avere una soglia di sbarramento più bassa, e dice: venite, vi permetto di avere una soglia di sbarramento più bassa, non dovete per questo diventare anti-abortisti, anzi entrate alla Pisana e controllate il mio operato. Io rispetto a questa scelta mi sono un attimo risvegliata dal torpore che talvolta capita a ciascuno, e ho detto: vedi un po' che magari stavolta riusciamo a fargliela pure noi al PD e non siamo completamente tagliati fuori, vedi un po' che magari questa via si apre un canale, viene fuori qualcosa. Cioè, fuggi dalla lista Amnistia, Giustizia e Libertà, per cui alla fine addirittura io, che per ragioni anche personali non volevo avere una candidatura di carattere personale in prima persona in questa, perché non ho il tempo di dedicarci, viene fuori, puoi dare una mano, vieni. E io ho fatto il mio umile dovere, secondo me, di militante, e in un momento in cui c'erano le liste che si stavano sgretolando, ho dato la mia disponibilità. Perché Storace era anche, secondo me, una figura interessante? Perché Storace aveva denunciato, diciamo così, il genocidio culturale e mediatico subito dai radicali, come anche dal suo movimento alla destra, perché è stato anche lui vittima di un cortocircuito della politica e magistratura, costretto a dimettersi dal ministro della sanità, un grande processo anche mediatico dal quale poi viene assolto, poteva, secondo me, essere un'iniziativa sul cui successo e o risultato elettorale non potevamo ovviamente fare previsioni né avere sicurezze, così come l'avrebbe avuta nelle altre regioni. Anzi, in regioni in cui siamo normalmente più forti, siamo riusciti a portare a termine la raccolta delle firme. Anche questo è un dato che non può essere appunto lasciato a enunciazioni teoriche, e che non può invece, che deve secondo me invece portarci anche a una riflessione su perché il nostro tessuto territoriale militante è oggi più sfibrato di ieri. Allora, 8 minuti, Annalisa. Ho difeso un emendamento che obiettivamente tarpava le ali a radicali italiani, impedendo ai radicali italiani di correre alle elezioni. Voglio dire, basterebbe, cioè, il movimento politico è tale se corre alle elezioni, si può decidere anche che poi i radicali italiani sia una cosa diversa, sia magari una lobby libertaria in Italia, che quindi decide di non correre alle elezioni, ma in tal caso bisogna deciderlo chiaramente. Allora, mentre mi è chiara la posizione di Pannella o di Maurizio Turco, che giustamente dicono: no, noi vogliamo mantenere i radicali italiani senza questa capacità di correre alle elezioni,
io non accetto che le stesse persone che hanno difeso quell'emendamento e che hanno ruoli dirigenziali di spicco, i radicali italiani, vengano poi a raccontarmi che il problema è stato che Marco ha imposto la decisione sulla lista. Perché? Perché lo ritengo un atteggiamento non leale. Non è leale, francamente, venire a raccontarci che il problema è stato che Pannella non era, diciamo, tetragono nella vera nella lista Amnistia, Giustizia e Libertà, perché sappiamo tutti quanti di che movimento facciamo parte e che quindi le decisioni sono prese lì. Se uno non è d'accordo perché le decisioni sono prese lì, deve avere la chiarezza e la semplicità di dire: allora bisogna fare in modo che i radicali italiani abbiano anche capacità elettorale. E concludere, Annalisa. Allora, perché dico questo? Perché la logica della responsabilità in qualunque movimento politico è una logica importante. La logica della responsabilità è una logica per cui, se negli ultimi anni in questo movimento si assottigliano le iscrizioni e i nostri partecipanti, e poi addirittura mi ritrovo, cioè veramente a credere. Si cade dal pelo, sento dire che Amnistia e Giustizia sì, e poi ecco Cappato che mi dice: ma per la prossima legislatura sull'anagrafe degli eletti e sulla trasparenza possiamo affidarci ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ora, premesso che non può essere questo l'obiettivo, cioè affidarci a chi sostanzialmente ci ruberà tanti voti, voglio dire, se il nostro obiettivo è Amnistia, Giustizia e Libertà, mettiamoci d'accordo. Il che non è un problema se qui ci sono diverse opinioni. Cioè, Annalisa, devi concludere. Sì. Non è un problema se c'è chi pensa che l'amnistia e la giustizia non siano, diciamo, il cavallo di battaglia vincente della nostra iniziativa politica, e chi pensa che invece sarebbe meglio agire sul versante della trasparenza, dell'anagrafe pubblica. Non è un problema se c'è chi pensa che dobbiamo presentarci solo con la lista Pannella e chi invece vorrebbe radicali italiani anche con capacità elettorale. Però ci sia chiarezza. Tra di noi non possiamo prenderci per il culo. Quindi io credo che... Credo che davvero serva presto un momento, magari di riflessione diaria, che non può essere soltanto il Senato, ma credo un momento aperto dagli iscritti, un momento di riflessione aperto anche agli iscritti, magari un congresso d'aria, in cui si arrivi, io propongo, grazie, tutti quanti i missionari. E in realtà volevo dire anche altre cose, ma avevo preso troppi appunti rispetto agli interventi che ho sentito. Credo che farebbe bene a tutti, e credo che davvero siamo arrivati e sempre più ci avviciniamo a un bivio rispetto al quale bisogna scegliere da che parte stare, ma quantomeno schierarsi, perché altrimenti è inutile. Continuiamo una cantilena, ripetiamo che l'amnistia è fatto o non in accordo con le varie decisioni, siamo qua e preferisco non ripeterlo più, per la vocazione transnazionale, per l'intuizione dell'89, per l'analisi del regime e per la nostra vocazione maggioritaria. Se un partito esiste, se c'è un'organizzazione politica, i problemi per questa organizzazione politica ci sono solo esclusivamente perché i propri militanti li segnalano, anche se questi problemi sono inesistenti, non ne condividiamo la ragione. Non possiamo non prendere atto, non considerare le critiche che sono emerse. E allora anche i compagni che chiedono chiarezza e trasparenza nei processi decisionali conoscono quelle radici e si riconoscono, anche i compagni, numerosi compagni, che chiedono passaggi democratici per definire i processi decisionali si riconoscono in quelle radici. Quindi io dico di nuovo chiaramente no alla radicale puro, no ai riflessi da comitato centrale, dove chi esprime critiche a dubbi non capisce, dove chi non condivide alcune scelte non coglie l'essenza radicale. Vedete, io a questo punto e sempre di più mi considero un radicale impuro, un radicale laico, e ho molti dubbi e continuo ad averli, e ne ho di più anche a seguito delle critiche formulate da molti di voi in questo consesso. Quindi vi sono problemi oggettivi per il solo fatto che molti compagni li formulano. Io negli ultimi due anni